In attesa di conoscere i possibili nuovi scenari societari, con una settimana difficile fatta da dichiarazioni e smentite da parte di società e staff tecnico, la Civitanovese sul campo in un pomeriggio grigio e umido fra gli sbadigli e le preoccupazioni future non va oltre uno scialbo pari che rispecchia in pieno il risultato di quello visto in campo. Un pareggio più che giusto dunque, che premia sicuramente la giovanissima formazione abruzzese della Miternina e che invece fa restare in una posizione anonima la squadra di casa, chiamata oggi a vincere per tornare a respirare una classifica più tranquilla. Al via la novità più importante è che nella Civitanovese non c'è più Cristian Pazzi, passato all'Ancona, mentre Boateng è indisponibile per infortunio. Iaconi ripropone il 4-3-2-1 con Bonaventura unico terminale in avanti. A Miternina di Angeloni invece in campo con il 3-5-2 è orfana di Gizzi e Mariani. Ad arbitrare il signor Zingarelli di Siena, che è diretto davanti a 500 spettatori circa. Prima di iniziare il doveroso tributo dei ragazzi del settore giovanile della Civitanovese alla memoria di Wakaba Traoré, scomparso prematuramente 2 anni fa. Ma andiamo con la cronaca del match. Primo quarto d'ora di studio per vedere qualcosa di concreto. C'è da aspettare il 15° quando Lennart David, su punizione invitante, chiamava cattafesta la prima parata della gara. Si fa attendere la risposta vera della Civitanovese, che arrivava al 32° con una punizione di Zigov parata senza problemi da Spacca. Risposta immediata degli ospiti, che al 36° ancora da calcio franco si rendono pericolosi con una violenta conclusione di Loreti, ben deviata da un attento cattafesta. Si rifà viva la Civitanovese, che al 40° si fa minacciosa con Bonaventura, che è servito da un cross di Botticini dalla destra, di testa in tuffo sfiorava il palo. E dopo un primo tempo di sbadiglio quasi si andava nella ripresa con le due squadre che si presentavano con gli stessi effettivi del primo tempo. Parte subito bene la Civitanovese, che nel giro di 3 minuti colleziona un paio di occasioni nitide da gol, con Coccia che da buona posizione sfiorava la traversa, poi era lo stesso Coccia in area un minuto più tardi a ciccare su assist di Bonaventura aereo la sfera per il gol. Sulla stessa azione proteste locali per un presunto atterramento ai danni dello stesso Coccia da parte di Denuzzo. Il signor Zingarelli, ben appostato, lasciava correre fra le proteste. Al 32° fra il grigiore generale, condizioni meteorologiche a parte, e la Civitanovese con Bonza a sciupare la palla del vantaggio, ma il pallonetto dell'argentino servito ottimamente da Zigov non riesce a scavalcare e Spacca con la difesa ospite, che si salvava evitando di capitolare. Al 44° l'ultima nota di una cronaca scarna, l'espulsione per fallo da dietro di Comotto. Per il resto non succederà più nulla, finisce 0-0. L'unica certezza è che i prossimi giorni saranno giorni importanti per il futuro societario del club.